Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale vi voglio presentare Google Takeout. Che cos'è Google Takeout? Allora, Google Takeout è un servizio offerto da Google ai propri utenti che permette, come dice la parola, takeout, di portare fuori, di tirare fuori i dati che noi abbiamo archiviato e salvato negli anni nei vari servizi Google e di salvarceli localmente. Come ben sappiamo, Google è diventato quasi un sinonimo di vita online. Tutta la nostra vita digitale viene salvata nei server Google, che siano i video, le immagini, i nostri pensieri col blog, adesso con Google Plus o Google Plus che dir si voglia, e tutto quanto. Qualsiasi cosa viene salvata lontano dal nostro PC, da qualche parte nei server Google. A un certo punto però ci si può chiedere cosa succederebbe se succedesse un disastro, un bel disastro globale nel quale tutti i server Google andassero alla malora, diciamo pure. Ecco, e anche Google si è chiesta questa cosa. Tutto bene, tutto bello, salviamo i dati lì. Sono replicati, salvati di qua, di là, nelle varie parti del mondo, ma se succedesse veramente qualcosa di brutto, cosa potremmo fare? E allora è nato questo progetto che si chiama qualcosa di simile alla liberazione dei dati o Movimento per la liberazione dei dati, è un progetto all'interno di Google e il risultato è appunto Google Takeout. Allora, Google Takeout si può accedere in due modi. Il primo direttamente con il link, come vediamo scritto qua, google.com/takeout. Facendo clic su questo indirizzo, vediamo che si apre una pagina direttamente nel servizio Takeout. Eccolo qua. Fra un attimo spiegherò anche come si usa, perché non è l'unico modo per accedere a questo servizio, ma ce n'è ancora uno. E l'altro modo per accedere è attraverso, tramite il profilo, il proprio profilo Google. Quindi vediamo che il profilo di Google nel tempo ha modificato la sua forma e con l'arrivo, soprattutto con l'arrivo di Google Plus o Google Più, insomma, non so mai come dirlo, si è ulteriormente evoluto e raffinato. Fra le altre cose, appunto, è stato introdotto anche la voce che collega a questo servizio Google Takeout. Quindi, per accedere attraverso il nostro profilo Google, agiamo come segue. Quindi si clicca sulla barra in alto dei servizi Google, quando si è connessi ovviamente, si clicca sul proprio nome. Ecco qua, si clicca sul proprio nome e poi si fa clic di nuovo su impostazioni account, quindi del proprio account. Ed eccoci qua nella classica scheda, classica insomma, nella nuova scheda del proprio account, della gestione del proprio account, e fra le varie voci c'è appunto liberazione dei dati, eccola qua, che presenta più o meno, anche se leggermente graficamente messo in modo diverso, ma presenta le stesse voci che abbiamo appena visto col link diretto Google Takeout, quindi si possono scaricare varie parti, vari contenuti dei servizi che Google ci mette a disposizione. Ecco, adesso così per maggiore praticità torniamo al link diretto di Google Takeout. E comunque ripeto, è la stessa cosa, partendo da qui, liberazione dei dati, o da qui, Google Takeout, è esattamente la stessa cosa. Però così per mia scelta mi sembra più chiaro vederlo da qua. Allora, come ho detto all'inizio, Takeout permette di scaricare un archivio dei propri dati localmente sul proprio PC. Vediamo che si possono scaricare tutti i più uno che si sono fatti in giro per la rete, quindi il famoso pulsantino Google più uno. Si possono scaricare tutti i post, tutti i commenti, gli articoli che si sono fatti su Google Buzz.
tutti i contatti Gmail e le cerchie di G+, Google+, tutte le foto degli album web di Picasa, tutte le impostazioni del proprio profilo Google e ovviamente tutto lo stream, cioè tutto il flusso dei post, degli articoli, dei commenti fatti su Google+. Allora, una possibilità che viene offerta per difetto all'entrata in Google Takeout è salvare tutti i dati. Ecco qua, vedete, è attivato questo pulsante, tutti i tuoi dati in un colpo solo. Qui in basso c'è un altro pulsante con scritto crea archivio, premendo qui verranno salvati in blocco tutti questi servizi. Un'altra possibilità è la scelta di uno specifico servizio che appunto permette di essere più selettivi. Non so, magari non interessa salvarsi Picasa o i contatti, ma magari il proprio profilo sì, lo stream di Google Plus sì. Allora si possono scegliere singolarmente i servizi. Ne scegliamo uno che non ha molti dati, piccolino, tipicamente il profilo. Facciamo un clic su profilo e lui prepara la stima della dimensione. Qui ovviamente, essendo solo il profilo, è poca roba, 1,4 kilobyte, un file l'ha già preparato. E a questo punto, premendo crea archivio qui in basso, possiamo creare. Tra un attimo, ecco, vedete qui sopra ha scaricato, completato. Appena i dati sono stati recuperati dal servizio di Google e preparati per lo scaricamento, si presenta un pulsante download col quale possiamo scaricare il nostro archivio di dati. Ecco qui, vedete che ho diverse prove e diversi salvataggi che ho già fatto in precedenza. Tutti questi archivi sono riscaricabili, quindi nel tempo, per una settimana, per 7 giorni, perché vedete, ecco qua, data creazione 23 agosto, cioè oggi, un attimo fa, disponibile fino al 30 agosto, quindi 23-30, 7 giorni. Praticamente per una settimana intera noi possiamo entrare in Google Takeout, creare un archivio, per esempio completo come questo che ho fatto il 21 agosto, e per 7 giorni sappiamo che possiamo scaricarlo, riscaricarlo da qualsiasi parte ci troviamo nel mondo. L'interfaccia web ci permette questo per una settimana. Oltre la settimana, qui spariscono questi pannelli col pulsante di download e dovremo rifarci l'archivio. Ecco, pulsante di download, quindi si clicca sul pulsante che vogliamo, del rispettivo archivio che vogliamo scaricare, e ecco, come dico anche qui, premendo il download può richiedere nuovamente la password. Ecco, non so esattamente quanto tempo deve passare fra una volta e l'altra, fra un download e l'altro, prima che richieda la password, ma un attimo, ecco, ma per sicurezza, come dice qui a sinistra la frase, per sicurezza, malgrado che siamo già connessi all'account di Google, il sistema ci richiede nuovamente la password per sicurezza, perché stiamo proprio scaricando dei dati che sono nostri, quindi bisogna essere sicuri che siamo proprio noi che li stiamo scaricando. Quindi a certi intervalli di tempo, anche nell'ambito di una stessa giornata, se rifacciamo queste operazioni con Google Takeout, aspettatevi che vi chiede ogni tanto di nuovo la password. Dico ogni tanto perché se adesso facessi 2 o 3 download di fila non me la chiederebbe più la password, quindi a scadenze ravvicinate non la chiede, ma a scadenze più prolungate la richiede. Ecco, fatto sta che ho schiacciato download, ho messo la mia password, era corretta, e quindi lui mi dice ok, sono pronto per farti scaricare questo archivio. Si schiaccia ok e lui l'ha salvato. Vediamo un po', ecco qua, ne avevo già fatto una prova in precedenza, però vedete che ho un archivio zip, quindi compresso, che a sua volta contiene una cartella col nome del nostro account, backup,
In questo caso contiene solo il profilo perché ho scaricato solo quello, c'è dentro il file del profilo. E tutto il resto funziona nello stesso modo, quindi sarà sempre uno zip con dentro una o più cartelle a seconda degli uno o più servizi che abbiamo scaricato. Ecco, attenzione che il nome del file è sempre quello, vedete? Nome dell'account, backup zip, nome dell'account backup zip. Quindi se intendete creare diversi archivi per diversi servizi e non uno unico con dentro tutto, ricordatevi di rinominare ciò che avete già salvato, per esempio qua, ecco, non qui, ho proprio sbagliato, scusate, eccoci qua, ecco, in questo caso diciamo che nell'interfaccia di Linux GNOME ci pensa già lui a rinominare con una parentesi un file con lo stesso nome, però ecco, forse è meglio e anche più significativo se gli date un nome tipo, non so, backup profilo, backup stream, backup picasa, eccetera, eccetera. Ecco, quindi ricordatevi di dare un nome magari significativo perché questo è generico, quindi il vostro nome di account e backup è generico e non contiene già il nome, cosa poi c'è al suo interno. Ecco, in sé è tutto qua. Google Takeout è tutto qua, si possono scegliere i servizi singolarmente oppure scaricarli tutti in una volta. Lo trovo molto utile, molto pratico e allo stato corrente non ho nessuna notizia, nessuna idea se Google intenda estendere ad altri servizi diciamo, questa procedura centralizzata. Ecco. Eventualmente, dovesse estenderlo, io troverei pratico, almeno dal mio punto di vista, che ci aggiungesse il Gmail, quindi la nostra posta che usiamo tutti i giorni, anche se la casella di posta può raggiungere i 7 giga più o meno, non è un problema scaricarseli con l'ampiezza dei dischi fissi che abbiamo oggi sui nostri PC, quindi si potrebbe benissimo aggiungere anche Gmail e eventualmente anche i documenti, i Google Documents, quindi questi qua possono essere fogli di calcolo, documenti, qualsiasi cosa, documents, che potrebbe essere pratico farseli scaricare nel formato, diciamo, Open Document o PDF, potrebbe essere pratico avere qui un altro servizio in più da scaricare. Ho citato questi due perché sia Gmail sia il Google Document solitamente sono creati direttamente in rete. Non abbiamo una partenza locale come può essere un video YouTube dove noi ce lo prepariamo, per esempio come quello che sto registrando adesso, ce lo prepariamo in locale, poi lo carichiamo in rete. Lì è meno urgente, diciamo, la priorità è minore di avere la possibilità di scaricarsi i video, per esempio, ecco, mentre email di Gmail e i documenti di Google Document partendo direttamente in rete potrebbe essere utile averli anche in locale, avere la possibilità di scaricarli anche in locale. Ecco, questo è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima.